Il Liceo delle Scienze Umane, come si capisce dal suo nome, concentra la sua attenzione sull'uomo ed in particolare sull'individuazione di quelle teorie che consentano all'alunno di costruire la sua identità e soprattutto le sue relazioni umane e sociali. Quindi possiamo ben dire che identità e relazione sono i concetti chiave intorno ai quali ruota l'indirizzo delle scienze umane, naturalmente studiati attraverso i diversi approcci scientifici della pedagogia, della psicologia, della sociologia, dell'antropologia e della metodologia della ricerca. Sì, appunto, approcci scientifici, in quanto queste discipline hanno acquisito un proprio statuto epistemologico di ricerca a partire dal XIX secolo, affrancandosi così definitivamente da quella atavica dipendenza rispetto alla filosofia considerata la regina di tutte le scienze. La pedagogia intesa come scienza dell'educazione, ossia dell'educere, del tirar fuori quelle che sono le competenze, le abilità degli alunni in vista di una loro formazione integrale, la psicologia come scienza che studia la mente in relazione ai comportamenti che avvengono sia a livello conscio che inconscio, l'antropologia che sofferma la sua attenzione sullo studio delle diversità culturali esistenti tra i diversi popoli lontani nello spazio e nel tempo, la sociologia intesa come studio della società e la metodologia che fornisce quindi tutto l'impianto metodologico di tipo qualitativo e quantitativo alle suddette discipline, proprio per il loro carattere spiccatamente empirico, suscitano particolare interesse e curiosità in tutti gli alunni. Inoltre, li accompagnano gradualmente nel delicato e non facile sicuramente processo di crescita umana e relazionale. Inoltre, forniscono loro strumenti per far sì che possano sviluppare capacità critiche e riflessive. Insomma, consentono loro alla fine di avere delle teste ben fatte piuttosto che delle teste piene. Ultima competenza in ordine di elencazione, ma non sicuramente per importanza, consentono agli alunni di pensarsi come cittadini terrestri, come cittadini accomunati da un unico destino, qual è quello del saper convivere con la fragilità, con la complessità e soprattutto con la diversità, che deve essere intesa sicuramente come una fonte di crescita, di ricchezza e non come un limite. E com'è possibile tutto questo nel Liceo delle Scienze Umane del Fortunato? Attraverso una metodologia aperta, dialogica, di tipo socratico, che trasforma docente e discente nei due fuochi, metaforicamente parlando, di una ellisse. Questa metafora sta a significare che docente e discente diventano complementari nel processo educativo e rendono autentico lo stesso, si crea una sorta di fusione di anime che determina la crescita sia del docente che del discente. E per far sì che questa competenza fondamentale della crescita e del sapersi relazionare con gli altri venga acquisita nella sua totalità, il Fortunato offre due opzioni, due possibili scelte per quanto riguarda l'indirizzo delle scienze umane. Da una parte c'è il Liceo delle Scienze Umane tradizionale che appunto, come già ben evidenziato da me all'inizio, si concentra sullo studio dell'uomo. Naturalmente l'apporto a questa dimensione umanistica viene fornito oltre che dalle scienze umane, dalla filosofia e anche dallo studio del latino. Poi c'è l'altro indirizzo, l'indirizzo economico-sociale, che oltre a dare una formazione di tipo umanistico, aggiunge a questa una formazione, una competenza di tipo giuridico ed economico ed anche linguistico. Infatti nel Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale è contemplato lo
studio del diritto spalmato in tutti e cinque gli anni ed è contemplata anche la seconda lingua straniera, il francese, e laddove si decidesse di optare per le 29 ore è possibile potenziare anche una terza lingua qual è lo spagnolo. Dunque, per concludere, il liceo delle scienze umane nei due indirizzi è sicuramente un liceo attuale, ecco la parola con la quale mi piace definirlo. Scegliere oggi quindi il liceo delle scienze umane è sicuramente una scelta interessante e valida per il futuro.